Cerchiamo di servire il Signore con tutto il cuore e con tutta la volontà. Ci darà sempre più di quanto meritiamo. Abbiamo sentito, cari sorelle, cari fratelli, questa mattina un pensiero raro che è tratto dalla raccolta di Giancarlo Pedriali. Breve, molto intenso, dove Padre Pio pone in essere due poli che ci possono interessare, che ci interessano per la nostra spiritualità. La mente e la volontà, che, dice Padre Pio, ci possono portare avanti come fossero i due binari di una stessa rotaia verso l'incontro con Gesù Cristo. Perché Padre Pio, in maniera molto intelligente peraltro, insiste sulla mente e sulla volontà? Qui ancora una volta ritorna e sporge il San Padre Pio, teologo o esperto francescano. Non ci sarebbe Padre Pio senza San Francesco. Perché? Se da una parte è vero che noi possiamo arrivare a Dio con la mente, cioè con l'intelletto, è anche vero però che serve la volontà. Ecco, questa è la dimensione francescana che sporge in questa lettera di Padre Pio. Mi spiego. Nella mente o nell'intelletto noi riceviamo delle illuminazioni, delle intuizioni, che non entrano in azione fin tanto che non c'è il cosiddetto conatus voluntatus, cioè finché non c'è, per così dire, quel momento della volontà in cui noi partoriamo la decisione. Noi, per esempio, possiamo avere l'illuminazione della mente di convertirci. Quante volte diciamo: adesso vado a confessarmi, adesso mi converto, da domani mattina comincerò a recitare il rosario ogni giorno. Però questi sono concepimenti dell'intelletto che sono molto importanti, ma sono soltanto l'inizio del percorso. Da buon francescano, qui c'è tutta la tradizione di San Francesco e anche di Occam, per chi ci sta ascoltando ed è addetto ai lavori, serve anche ed è determinante l'apporto della volontà. Dopo aver sentito la chiamata alla conversione, uno deve decidersi di convertirsi, è il conatus voluntatis, cioè l'apporto, il conato della volontà. Ed ecco perché Padre Pio insiste su questa dimensione, cioè il decidersi volontariamente per la conversione. In breve, noi siamo sempre chiamati a cambiare vita da parte del Figlio di Dio, perché Lui ci ama, Lui desidera bruciare quelle sbavature di imperfezione che ci inibiscono la chiamata alla santità. Quando però sentiamo la chiamata, ci dice Padre Pio, lo abbiamo ascoltato, dobbiamo anche però deciderci per la conversione. E in quel momento, della conversione è un attimo. Quante testimonianze io stesso ho sentito di Padre Pio che è stato visto in bilocazione, di Padre Pio che è apparso in sogno, di Padre Pio che si è fatto vedere e che ha spronato in un luogo determinato e in un tempo a far perno sulla volontà per passare alla conversione, come di fatto è successo per San Paolo e per tanti altri che si sono decisi per il cristianesimo. Questa insistenza di Padre Pio sulla volontà oggi, nello scenario contemporaneo postmoderno e tardomoderno, è oltremodo importante. Perché i dispositivi della società della tecnica in cui tutti noi siamo avvitati e invinghiati ci portano all'esatto contrario, a non decidere mai, a reiterare le più grandi decisioni della nostra vita, quali possono essere il matrimonio, la scelta della vocazione religiosa, la scelta della vocazione sacerdotale, addirittura la scelta del lavoro. Ma se noi, chiedendo, ecco questo è il segreto, l'aiuto allo Spirito Santo e quindi ricevendo la mozione, compiamo poi un atto di volontà, allora sì che passeremo alla conversione. In breve, senza il nostro contributo, per quanto riceviamo la grazia di Dio, noi non potremo mai arrivare alla conversione, perché Dio ci lascia liberi.